Italia, naturista, chimico, insegnante di scienze naturali, responsabile della sezione vegetariana italiana per la regione Lazio, è coordinatore del comitato scientifico della LEPAP, è vegetariano da oltre 57 anni, quindi credo un recordman a livello italiano, non lo vedo, non è sparito, spero che arrivi. E oltretutto, siccome lo conosco molto bene, vi posso dire di una vitalità incredibile. E poco fa era qui in sala, non so bene dove sia finito, in attesa che arrivi il professor D'Elia, per ricordare a tutti quanti che abbiamo predisposto come LEPAP queste due tavole, un po' provocatorie forse, ma ritengo utili, specialmente per molti di voi che conoscono, sono, cioè, non è una novità il fatto che io abbia cercato di riassumere in questa serie di regole. Una tavola abbiamo chiamata le regole a tavola per essere sempre in forma, e l'altra le regole di vita per vivere felici e sereni. Ecco professor D'Elia. Dove ti eri nascosto? Scusate se faccio attendere, tratterò il tema del digiuno e l'alimentazione vegetariana, cercando di illustrare l'influenza, o meglio il richiamo all'alimentazione vegetariana che sorge nei diversi momenti terapeutici del digiuno. Naturalmente un tema così impegnativo e vasto richiederebbe molte ore, ma dovrò sottostare la disciplina di questo convegno e cercherò di riassumere in pochi minuti alcuni aspetti che ritengo essenziali di questo argomento. Mi corre l'obbligo di fare una prima precisazione nei riguardi di una terminologia tra il significato del termine vegetarismo. Comunemente si intende per vegetarismo la astensione dal cibo carneo, sia della carne degli animali terrestri che della carne di pesce e di altri abitanti delle acque, come le mollusche, eccetera, ma questa è una concezione estremamente limitativa di un concetto che invece deve risalire alla origine etimologica del termine vegetarismo, che deriva non da vegetalis ma da vegetus, che significa forte, sano, vigoroso, e che dovrebbe indicare nell'accezione corretta quel sistema di vita, quell'insieme di norme che naturalmente il primo passo perché questo avvenga è di eliminare i cadaveri dalla nostra dieta. Quindi l'accezione invece corrente ha una sua giustificazione, nel senso che questo è il passo più importante, è il primo, ma è il primo di una serie di passi, e quindi noi dovremmo elencare questi altri passi, ma vi chiederei se rimando, ma per ragioni di tempo, l'illustrazione di questi passi successivi alla, naturalmente il primo passo perché questo avvenga è di eliminare i cadaveri dalla nostra dieta. Quindi l'accezione invece corrente ha una sua giustificazione, nel senso che questo è il passo più importante, è il primo, ma è il primo di una serie di passi, e quindi noi dovremmo elencare questi altri passi, ma vi chiederei se rimando, ma per ragioni di tempo, l'illustrazione di questi passi successivi alla eliminazione della carne alla lettura di un opuscolo che io ho fatto, pregandovi di porre attenzione a quello che dico in quello stesso opuscolo. Ora cercherò di
illustrare alcuni aspetti della digiunoterapia che si avvalgono della alimentazione vegetariana. Comincio con il notare che nei primissimi giorni di digiuno i vegetariani superano con maggiore facilità, in confronto ai non vegetariani naturalmente, il sintomo che frequentemente si verifica nei primi giorni di astensione del cibo, cioè la voglia di alimentarsi, di rialimentarsi, che si manifesta verso il pomeriggio, questa è già una prima notazione a favore, diciamo così, di chi adotta una dieta vegetariana e che è facilitato in questo avvio alla purificazione del corpo. Nei non vegetariani che intraprendono un digiuno, si constata che i cibi a loro abituali, altamente raffinati e consumati cotti, hanno tendenza ad accumularsi nell'intestino tenue e nel colon, provocando stipsi ostinata. In tal caso occorre ricorrere ancora all'alimentazione vegetariana, cruda, cioè frutta e ortaggi, da fogliame specialmente. E qui faccio apro una parentesi per dire che purtroppo noi adoperiamo, che letteralmente in italiano e correttamente non è un legume, cioè noi termini che noi adoperiamo per indicare i semi delle leguminose, fagioli eccetera, mentre legume dovremmo tradurlo con ortaggi e suddividere questa categoria di ortaggi in tre parti, diciamo così, gli ortaggi a foglie, diciamo l'insalata eccetera, la bieta eccetera, e ortaggi a radice carnosa come potrebbe essere la carota eccetera, e poi gli ortaggi invece costituiti da altre parti come potrebbero essere le gemme e le infiorescenze dei cavoli eccetera. Non è che voglio insegnare niente a nessuno, ma mi preme dare un contributo di chiarezza, di provocare un convegno internazionale per stabilire una sorta di interpretazione univoca, scientifica naturalmente, che tenga conto dell'origine etimologica dei termini e del contenuto scientifico degli stessi, per creare un'uniformità. Si parla per esempio di fruit oleaginé, da parte di un nutrizionista, che questo è un errore, non esiste un frutto oleaginoso, ci sono i semi, e si fa confusione tra semi e frutto. Il frutto è l'ovario fecondato ed ingrossato, il seme è l'ovulo che si traduce in seme, sono cose differenti. Sì, hai ragione, ringrazio la Presidenza per avermi tirato le orecchie. Questa preparazione dietetica al digiuno a base di frutta ed altri vegetali, ripeto totalmente brutti, deve restituire una specie di ponte tra la precedente alimentazione convenzionale e la dieta post digiuno, che si può programmare fin da quel momento proponendosi di farla consistere anch'essa in vegetali crudi. Ho parlato di programmare, ma vedremo come si può corresponsabilizzare anche il digiunatore. Accenno ora al clistere, su cui scelta non esiste molto. Ci sono digiunoterapeuti che lo escludono nel modo più categorico, altri invece lo ammettono, limitatamente a quei casi nei quali si ritiene che nel colon vi siano accumulate feci ad alta capacità tossiemica e che potrebbero durante il digiuno essere riassorbizioni. Nel colon non si verifica un assorbimento di rilievo. Il clistere, oltre che a diminuire la vitalità del digiunatore, asporta il muro protettivo della parete interna del colon. Può rompere alcuni tessuti fragili, danneggiare il tono muscolare, provocare una futura stipsi. A questo riguardo c'è da osservare che in chi si appresta al digiuno da non vegetariano, i cibi cotti e raffinati fino a loro ingeriti hanno certamente prodotto feci dure e secche. In tal caso il clistere rimuove il materiale fecale, previene la formazione di gas ed evita i dolori che avrebbero accompagnato la defecazione, specie se ci sono emorroidi. Se però, questo è il punto, se però si sostituisce almeno per i due giorni e ancora meglio per più di due giorni alimentazione non vegetariana con un'alimentazione severamente crudista e fruttariana, frutta ed ortaggi in foglie soprattutto, la defecazione si effettua senza difficoltà anche in presenza di emorroidi e senza clistere.
Dopo molti giorni di digiuno, l'organismo perde ovviamente le sue capacità immediate di digerire. Quando poi si ricomincia a mangiare, il funzionamento verbale ritorna gradualmente, senza incidenti, purché si osservino determinate precauzioni. Se però la consistenza del primo pasto è solida o consiste in cibi ad alta concentrazione, si ha una vera e propria ribellione dell'organismo, con difficoltà digestive, fermentazioni e malessere, anche grave, fino ad esiti addirittura letali. Addirittura parla di morte, per esempio, per aver rotto il digiuno con dei datteri. È assai importante quindi fare molta attenzione alla natura e alla consistenza del cibo da assumere ora il digiuno. I più noti digiuno terapeuti sostengono che il primo nutrimento dopo il digiuno deve essere assolutamente liquido. Dopo aver provato svariati liquidi nutritivi di origine animale e vegetale, latte di diversi mammiferi, brodi vari, succhi di vario genere, si è dovuto unanimemente constatare che i liquidi migliori per rialimentare i digiunatori sono indiscutibilmente i succhi di frutta e di verdura, freschi e crudi, cioè i cibi tipici dell'alimentazione vegetariana, crudista e fruttariana, usando i quali non si verifica assolutamente alcun incidente. Tanto mi pare a questo punto che fra i succhi di frutta e quelli di verdura, quelli di frutta sono senz'altro da preferire, sotto tutti i punti di vista, anche per la loro maggiore appetibilità. Tra i tanti succhi di frutta possibili, quello di arancia è indubbiamente il più preferito per ripristinare senza scosse la dinamica nutrizionale. Seguono poi i succhi di mele, uva, pomodoro, pompelmo, pesca, pera, ananas, albicocca, melone, fragola ed altri. Volendo servirsi di succo di ortaggi, il più indicato è quello di carota. I succhi di frutta di ortaggi debbono essere utilizzati appena preparati ed essere ricavati da frutta fresca, dolce, saporita e al giusto livello di maturazione. Questo perché i succhi, dopo la loro preparazione, in enzimi, vitamine ed altre vitalie, nonché alla perdita del loro sapore. Sono quindi da bandire decisamente i succhi di frutta imborcigliati, sterilizzati e perciò morti, contaminati peraltro da conservanti, antiossidanti, coloranti, aromi artificiali, eccetera. I succhi di frutta di ortaggi devono essere sorbiti lentissimamente, centellinati, insalivati, masticati, sì, masticati. Solo così se ne assorbe il palato, cioè l'energia vitale, solare, contenuta nel cibo crudo e fresco. Bevete i cibi solidi, masticate i cibi liquidi, diceva Gandhi, celebre vegetariano. Ovviamente la durata dell'alimentazione a base di succhi di frutta sarà proporzionale alla lunghezza del digiuno. Dopodiché è assai importante per il benessere, la salute e la felicità future del paziente che il digiuno terapeuta cominci a prospettare al digiunatore la estrema importanza e convenienza di adotti per tutta la vita, definitivamente una dieta crudista e fruttariana. Tutti i digiuno terapeuti, secondo me, dovrebbero far questo. Altrimenti si corre il rischio che il digiuno sia dal paziente considerato un fatto del tutto episodico e fastidioso tra una buffata e l'altra. Tanto si dirà, ripeto il digiuno e mi rimetterò in sesto ancora, e continuerà a zovigliare. Occorre evitare che questo avvenga. A mio parere il digiuno terapeutico, che non cerca di convincere il digiunatore costretto al digiuno, svolge un'azione monca e viene meno alla deontologia professionale. Pone inoltre l'antipatico rischio di essere sospettato di voler assicurarsi la gestione dei futuri digiuni del cliente, facilmente prevedibili con il ritorno agli allegri bagotti. Propongo pertanto all'onorevole René Andreani, presentatore della proposta di legge sulla digiunoterapia, di inserire nel testo proposto, ove possibile, sottolineo ove possibile, l'obbligo per il digiuno terapeutico, digiuno terapeuta, di svolgere un'incisiva opera di convinzione sul paziente, al fine sopradetto. Se il digiuno terapeutico completerà coscienziosamente la sua preziosa opera, diverrà un vero e proprio educatore a beneficio della collettività e si guadagnerà la riconoscenza dei pazienti. Voglio ora motivare meglio questa mia proposta ed approfondire l'esame di alcuni interessanti aspetti della nutrizione post-digiuno.
qualora il paziente non ritenesse di seguire dopo il digiuno una dieta definitiva e permanente a base di crudi, di cibi crudi e vivi, e decidesse di tornare a nutrirsi ripetendo gli errori alimentari precedenti il digiuno, è sempre bene che, per una durata almeno pari a quella del digiuno, alla fine di questo si osservi comunque una dieta di vegetali crudi e freschi, soprattutto di frutta. E al riguardo non c'è di meno, letteralmente, una dieta di cibi crudi è la chiave fondamentale per il successo nel periodo post-digiuno, cioè per la riabilitazione fisiologica in maniera ideale. Non ci sono mezzi tempi. Tutti i digiunoterapeuti, tutti i digiunatori, questo è un commento mio, tutti insomma, debbono far tesoro di queste parole, tenendo conto della insuperabile esperienza di questo grande maestro che ha gestito oltre 20.000 digiuni. Con il digiuno terapeutico in sostanza si eliminano le conseguenze tossiemiche di una errata alimentazione che, se ripristinata, non potrà che provocare nuovamente la malattia dopo un tempo più o meno lungo. Pertanto, se si vuole un duraturo ristabilimento della vita, una dieta vegetariana è meglio ancora crudista. Aggiungo che poiché questo cambiamento modificherà in senso positivo anche la nutrizione del cervello, il crudismo aumenterà ovviamente anche l'efficienza mentale. Ricordiamo il pens sano in corpore sano del grande Giovenale. In sostanza, il digiunatore non vegetariano, non è crudista, dovrebbe intelligentemente approfittare di questo importante momento della sua vita per decidere di adottare in permanenza una dieta basata esclusivamente sui cibi crudi, operando una svolta totale, con l'aiuto naturalmente della persuasiva parola del digiuno terapeuta. In sintesi, il digiunatore dovrebbe dirsi: adesso la casa è pulita e beve di cibi altamente raffinati, di bevande alcoliche e di tabacco. Ritornando invece alle vecchie malsane abitudini alimentari, ritornano anche i vecchi desideri. Abbiamo visto finora che l'alimentazione vegetariana favorisce in modo netto e chiaro l'andamento del processo di guarigione. Nell'ambito dei diversi progressivi gradini del vegetarismo, inteso nella grandiosità del suo significato etimologico, l'aspetto alimentare utile durante il digiuno si snoda dall'elementare ovo-latteo vegetarismo, vegetarismo all'acqua di rose, per passare al più impegnativo vegetarismo, poi al salutare crudismo e infine al fruttarismo, che rappresenta l'optimum del crudismo, da raggiungere ovviamente per gradi nell'ambito della fase crudista e superando le comprensibili difficoltà che si incontrano per giungere a tale traguardo, che si realizza come alimento ideale in un ambiente ideale, quindi la necessità per noi di contribuire anche alla modificazione dell'ambiente sociale, economico e spirituale che ci circonda. Ma la pratica del digiuno, della digiunoterapia, ci offre una serie di fatti che portano alle seguenti conclusioni. Se consideriamo l'estrema spontanea disponibilità con la quale l'organismo uscito dal digiuno attiva i succhi di frutta, non raggiungono mai e neanche sfiorano l'indice di gradimento che l'organismo manifesta per i succhi di frutta, dobbiamo dedurre, come afferma il clinico Bagno, che la frutta è veramente l'unico cibo naturale biologicamente adatto all'uomo. Il nostro corpo la desidera istintivamente, perché è il cibo più importante che possiamo introdurre nel nostro organismo. Sappiamo benissimo che i bambini rubano la frutta, il commento mio. Loro, i loro istinti manifestano le autentiche esigenze biologiche umane. Chi termina il digiuno è ovviamente avido di nutrimento e si considera, lo possiamo considerare, permettetemi questo excursus nell'immaginazione, possiamo affacciandosi a una nuova vita, ex novo. Orbene, solo una tale condizione, che mi piace definire virginale, perché finalmente libera dall'azione perturbatrice che esercitano i tossici, solo una tale condizione può consentire l'espressione genuina di quei nostri bisogni biologici essenziali
che vediamo, ripeto, manifestarsi anche in quell'altro stato, egualmente virginale, costituito dalla nostra felice età infantile, cui prima accennai. In ambedue queste circostanze così somiglianti, il desiderio istintivo e il gradimento fisiologico, comprovato dalla loro perfetta digeribilità dei succhi di frutta, ci offre una prova concreta che l'alimentazione ci offrono quindi motivi di studio e di riflessione assai importanti, che nella loro essenza costituiscono un'ulteriore decisiva prova che l'alimentazione fruttariana è veramente l'unica adatta all'uomo. I fruttariani hanno quindi ragione? Credo proprio di sì. Sono sulla strada giusta, come peraltro confermato anche dalla ricerca scientifica, in modo inoppugnabile. Per chi nutrisse dubbi in proposito, cito a titolo di esempio l'importante contributo di un eminente antropologo della Johns Hopkins University, il professor Alan Walker. Egli è riuscito a stabilire con sicurezza l'alimentazione originaria degli ominidi che comprendono l'uomo, avendo scoperto che tutti i cibi lasciano sui denti delle striature, sono evidenti le caratteristiche dei mangiatori di frutta, senza nessuna eccezione, giungendo alla conclusione che i nostri progenitori seguiva un'alimentazione costituita quasi esclusivamente di frutta. Il quasi sta ad indicare le eccezioni, sempre in campo vegetativo, però, riguardante i germogli e altre parti dei vegetali. Comunque, basta un minimo di informazioni, di anatomia comparata, di fisiologia comparata e di istintologia per avere le prove che il mammifero uomo non è né carnivoro né erbivoro, ma frugivoro fruttariano. A questo riguardo occorre purtroppo constatare il grave stato di disinformazione dei medici italiani nel campo dell'anatomia comparata, che basterebbe da sola alla medicina varata nel 1986. Non esiste più l'insegnamento dell'anatomia comparata, che prima di quella data veniva impartito ai futuri medici. Di conseguenza, chi in Italia oggi si laurea in medicina non è in condizione di poter impiantare su basi autenticamente razionali e scientifiche una corretta azione preventiva e curativa sull'uomo. Questo per il semplice fatto che tale azione è possibile, ovviamente, solo se si conoscono, per poi farle rispettare dai pazienti, le note e profonde differenze anatomo-fisiologiche e quindi le diversissime esigenze biologiche e nutrizionali esistenti tra le tre categorie dei mammiferi, erbivori, carnivori e fruttariani. Informazioni queste che il medico non possiede, non per colpa sua, sotto lì, arrecando con ciò un grave danno alla diffusione del vegetarismo, che trae dall'anatomia comparata convincenti motivazioni. Basti pensare che molti medici, ce n'è qualcuno presente in questa sala, sono diventati vegetariani ed hanno poi diffuso il vegetarismo proprio in seguito allo studio dell'anatomia comparata. Pertanto l'attuale mutilazione della cultura medica si configura come una vera e propria operazione di oscurantismo culturale, dovuto verosimilmente alle pressioni esercitate da quei potentati economici i cui interessi sono colpiti dalla crescente diffusione del vegetarismo, evidenziata dal continuo controllato calo dei consumi di carne, calo che crea soddisfazione negli ambienti vegetariani, specialmente negli ambienti opposti, che sono scesi in campo per arginare tale calo. Ma vediamo un po' quali sono queste forze economiche, questi grossi interessi che sono così potenti da condizionare e determinare, lo si è visto, anche le scelte politiche e culturali dei governi. Anzitutto le potenti lobby degli allevatori di bestiame da macello e poi gli importatori e esportatori di bestiame vivo o già ucciso, gli industriali chimico-farmaceutici che forniscono agli allevatori antibiotici, ormoni e altri prodotti chimici in combutta con i settori, i cerealicoltori che smerciano l'80% dei raccolti agli allevatori di bestiame da macello, le multinazionali dei famigerati omogenizzati per l'infanzia a base di carne, i policoltori della surgelazione. Aggiungiamo ancora tutte le industrie alimentari e conserviere che mettono sul mercato ogni genere di infuglio di cibi morti, avvelenati da conservanti, coloranti ed altri additivi dannosi. Dai salumi alla Coca-Cola, dai surgelati agli alcolici, dai cadaveri in scatola ai nervini, caffè, tè, cacao, matè e guaranà. Inoltre il vegetarismo conducendo alla pace
della non violenza, ricordiamo le eccelse figure di Capitini, fondatore dell'Associazione Vegetariana Italiana, e di Gandhi, annovera fra i suoi nemici gli industriali delle armi e del loro sporco commercio, le lobby dei cacciatori e degli armigeni di latino, Beretta, Fiocchi, eccetera. Tutto questo complesso imponente di forze ostili al vegetarismo tende oggi con naturale, secondo il quale l'uomo potrebbe impunemente mangiare di tutto. Si tenta in sostanza di gabellare come verità scientifica il loro unico plateale intento, cioè vendere ad un pubblico inconsapevole ogni genere di alimento da loro gettato sul mercato, anche il più dannoso. Noi invece sappiamo benissimo, l'anatomia comparata e i nostri istinti ci dimostrano, che l'uomo è per natura un animale vegetariano, con chiara tendenza al fruttarismo, e quindi tutt'altro che onnivoro. Dobbiamo invece operare scelte severe tra la massa degli alimenti, o pseudo-alimentamente cibo spazzatura. Tale cibo spazzatura ci fa ammalare nel corpo e nella mente, ci rende aggressivi ed infelici, ci crea sofferenza e mette a dura prova le strutture anatomiche e fisiologiche dell'animale fruttariano uomo, ci abbrevia la vita. Dobbiamo privilegiare invece gli alimenti offertici crudi e perciò vivi dalla natura. Ricordiamo che in natura non esiste l'albero del cibo cotto, cioè frutta soprattutto ed ortaggi. Dobbiamo favorire l'agricoltura biologica, soprattutto la frutticoltura biologica, per consentire finalmente all'uomo il ritorno sia pure graduale alla sua alimentazione naturale che lo redimerà da tutti i mali. Non manca chi considera utopia tale che ha già cominciato a realizzarsi e che faremo di tutto perché si identifichi sempre più con l'oggi. Avendo così evidenziato il legame esistente tra la digiunoterapia e la nostra alimentazione originaria, che fu certamente vegetariana e tale ritornerà, rivolgo un appello a medici e non medici perché si informino sull'anatomia e fisiologia comparate e sulla nostra vita istintiva infantile, per sposare con solide condizioni scientifiche la causa vegetariana, rifiutando ogni tentazione di accreditare un pretestuoso antiscientifico inesistente onnivorismo dell'uomo. Una notazione particolare merita il fatto, e termino, che il digiunatore può comportarsi da digiuno autogestito, il segreto di Igea, della professoressa Gloria Bazzeri, editore Manca Genova, 1987. Occorre precisare che tale autogestione del digiuno non è del resto che l'applicazione alla pratica del digiuno di un principio generale, di fondo, che scaturisce dai preziosi insegnamenti del digiunismo, che tendono a mettere l'uomo in condizioni di autogestirsi in tutti i momenti della sua vita, quindi anche in quello molto delicato del digiuno, facendo così a meno di ricorrere al medico. Ci dice Gloria Bazzeri, tra virgolette, autonomo da poteri medici. Naturalmente, con le dovute attenzioni, che variano a seconda delle diverse situazioni psicofisiche dei digiunatori, e che il testo ci aveva prima accennato, si può dire che la vasta letteratura igienista è tutta orientata al raggiungimento del nobile scopo di creare l'autonomia dell'uomo in tutti i campi, soprattutto attraverso l'igiene naturale. Segnalo al riguardo il lavoro dell'igienista Jean Viola, dal titolo significativo Guarisci da te stesso, editore Manca Genova. Immagino che nei miei ascoltatori a questo punto sorga spontanea una domanda. Dato che il vegetarismo si deve considerare il viaggio di ritorno dell'uomo alla sua alimentazione naturale, per quale ragione l'uomo preistorico si discostò dalla sua naturale e salutare alimentazione vegetariana per giungere oggi a morire anzitempo, dopo una vita disposta a questa e ad altre legittime domande nella breve presentazione della Lega dell'Alimentazione Viva qui distribuita? Grazie per l'ascolto.